Questo recipiente di ceramica precolombiano sembra raffigurare due divinità che conversano. Non riesco a capire i simboli in mezzo a esse. Odora un po' di muffa. L'incisione su questa ciotola raffigura dei Maya in processione, intenti a trasportare qualcosa di grande valore per loro. Un quadrato d'argento. Cosa potrebbe significare? Devo trovare il tempio che sta cercando Dominguez.
Jonah, ce l'ho fatta. Sono in un tempio sotterraneo. Promette male. La trinità avanza con gli esplosivi. Me ne sono accorta. Qui trema tutto. C'è una piramide. Vedo di raggiungere la cima. Bene, ci sono delle piattaforme che possono aiutarmi ad arrivare in cima. Serve del peso per abbassare. Non ti sento più. C'è attività qui. Procedo ad avvicinarmi. Un secondo gruppo, a pochi giorni di distanza dal primo drappello di pellegrini, ha segnalato una serie di strani eventi lungo il percorso. Gli animali sono diventati più feroci e la giungla si è fatta più pericolosa. Alberi e rampicanti si sono fatti nodosi e contorti e hanno sviluppato spine lunghe quanto le dita di una persona, affilate come rasoi. I degni dovranno essere sacrificati alla Dea Rossa, signora della Luna Calante e della Luna Crescente, progenitrice di tutti, colei che toglie la vita, colei che dona la vita.
campagna. John, c'è un affresco qui. Rappresenta uno scrigno. L'iscrizione dice Scrigno d'argento di Ishel. Ecco cosa c'è nella città segreta. Questo è un mito maya. Dice che lo scrigno evocherà il dio Kukulkan. Il dio della creazione. E la Trinità lo vuole. Aspetta un momento. Mi sembra di vedere una serie di cataclismi. Uno tsunami. Una tempesta, un terremoto, un'eruzione vulcanica. Pensare che è il dio della creazione. Beh, per i Maya Kukulkan è il dio della creazione e della distruzione. Questa sembrerebbe la costellazione dell'Idra, ma le stelle sono fuori allineamento. Ho trovato un pugnale. E c'è un'iscrizione. La chiave del cuore di Ishel apre la via alla purificazione. Non possiamo lasciare che lo prenda la Trinità. Ci serve un piano. Lara, ci sono le guardie della Trinità. Presto! Stanno arrivando!
Chi? Il dottor Dominguez e altri uomini. Abbiamo trovato ciò che cercavamo. Ottimo. Che l'assedio inizi. Esatto. È a quello che servono i rinforzi. Assicuriamoci che sia tutto a posto qui. Come va con quella pompa? Rispondimi! Quanto ti manca con la pompa? Aiutami a preparare queste luci. Operazione Blackout partita. Eliminare dal sito ogni traccia degli operai locali. Cazzo! L'avevamo previsto. Proteggete il perimetro. Cosa ci sarà là dentro? Non so, ma sembra che i valori siano fuori scala. Pensiamo solo a controllare il perimetro per lì. Pronti, arrivano gli ispettori. Cazzo! Ah, tranquillo, ci penso io. Ci stiamo mettendo troppo. Se Dominguez dovrà aspettarci al suo arrivo, non sarà una bella situazione. Vado a controllare. Odio questo posto così arretrato. Non c'è verso di far funzionare nulla. Un brutto presentimento. Rapporto. Sì, sono secoli che cercano di ficcare il naso. Beh, ci sono riusciti. Spero che ne sia valsa la pena. Eh sì. Gli stronzi dovevano farsi gli affari propri. Campo base, qui capo gamma. Dove? Campo base ad avamposto, rispondi. Avamposto, mi dicevi. Arrivano gli spettatori. Passo. Copertura mia. Ricevuto. Taniche di combustibile extra, sono per l'assedio? Sì, arrivato. Sono arrivato, presenza ostile! Sempre Gesù!
Spero non ce ne siano altri. Fermi! Ora basta. Lara Croft. Non è così che speravo di conoscerti. Ho seguito con interesse il tuo lavoro. La Trinità c'è sempre. La chiave di Shashel. Ho sacrificato tutta la mia vita per questa. Dove si trova lo scrigno di Ishel? Dallo a me. Si trova in un posto sicuro. Quindi non ce l'hai. Non avrei mai pensato che l'avresti presa tu. Con questa e lo scrigno d'argento possiamo ricreare il mondo, senza difetti né dolore. Senza niente di tutto questo. Ma senza quello scrigno ci sarà l'apocalisse, ci sarà la morte del sole. Stai mentendo. Lara. L'hai sentito quando hai preso la chiave? Sono state comuni scosse. Uno tsunami è in arrivo. E questa sarà la prima di molte catastrofi. È colpa tua! Tu avresti fatto lo stesso! Oddio, già. Prendendo quella chiave, hai iniziato un'apocalisse, maledizione. Ti rendi conto di quale tragedia hai provocato? Inizia la purificazione. Ed è il mio turno adesso. La fermerò prima che ci annienti tutti.